Cristo santo, Tommy. Hai appena confessato una sparatoria in chiesa. E questo a confronto non è ancora niente. Sai che potrei arrestarti subito, sbatterti in cella e buttare via la chiave? Forse, se sei convinto di riuscire ad accusarmi. Ma così non arriverai mai a Morello. Eccomi, vi chiedo scusa, ho appena iniziato il turno. Cosa vi porto? Due speciali, per cortesia. E dell'altro caffè. Anzi, scusa, portaci tutta la caraffa. Ok, ormai ci siamo dentro. Quali sono state le conseguenze dopo la chiesa? Per quanto sembri strano, non è successo niente. Ho sempre pensato che Salieri avesse corrotto qualcuno perché non era nemmeno sui giornali. Abbiamo tenuto un basso profilo per 7-8 mesi. I poliziotti venivano spesso al bar per ricordarci di stare attenti. E Frank aveva saputo che Morello aiutava Ghillotti per la rielezione sperando fosse contro il Don. Abbiamo recuperato dei libri contabili dagli uffici di Morello. Per lui il 33 è stato un anno ottimo. Lui sapeva che eravamo in difficoltà. Mentre noi ce ne stavamo buoni, ha iniziato a danneggiare i nostri traffici. Con discrezione, prima dei camion spariti. Un pezzo grosso ha bevuto troppo ed è volato giù da un ponte. Uno dei nostri migliori clienti ha chiuso bottega all'improvviso. E non vi siete accorti di nulla? Non io. Forse Poli aveva intuito. Ma nonostante le pressioni dei poliziotti e i traffici di Morello, continuavamo a guadagnare bene. E con il Don occupato a calmare le acque, non c'era molto da fare, a parte bere e spassarcela. Tutte le volte che andavo al bar di Salieri, incontravo Sara. È stato un bell'anno quello, finché Frank... Coletti, il consigliere del Don? Sì, esatto. Mi ha aperto gli occhi. Li ha aperti a tutti noi. Quasi tutta la città sta parlando di voi, ragazzi. Sì, l'altra sera c'è stata una piccola rissa, niente di che. Non mi preoccupa la rissa al bar. Mi preoccupo perché quando entri in un locale, offri un giro a tutti. Dobbiamo pur spenderli i soldi, no? Allora spendili alle corse la domenica. Porta una ragazza al cinema, oppure investili per la miseria. Vuoi che diventi uno di Wall Street, per caso? Non scherzare, Tommy. Sto cercando di darti delle basi prima che il terreno crolli sotto di te. Hai mai avuto un cane? Ah, sì. Un bastardino da piccolo. Avevo 8 o 9 anni prima di lasciare la Sicilia. E avevo una bellissima cerneca dell'Etna. Tipo un piccolo levriero. Il cane più veloce che esistesse. Così ho incontrato il Don. Abbiamo iniziato a organizzare delle corse, puntando su di lei spiccioli e cartucce di fucile. Non c'era altro cane che riuscisse a starle dietro. Non perdeva una gara. Ma alla fine un giorno è successo. Ci siamo giocati solo un coltellino, ma non ho mai visto il Don così arrabbiato. È diventata vecchia? No. Gravida. È andata in calore, poi è uscita in cortile. E tutti i cani se la sono spassata ad uno. Tu sei proprio come lei, Tom. Ogni volta che sventoli in giro i tuoi soldi, sei quella cagna in calore e tutti quelli del locale sono lì per fotterti. E quando ti avranno fottuto, non avremo più bisogno di te. Ora è chiaro il concetto? Hai reso l'idea. Bene. Devi iniziare a pensare alla carriera. Poli non può salire più di così. È perfetto per le risse, ma non potrebbe mai gestire qualcosa. Sam è leale, però è limitato. Ma tu, Tommy, potresti gestire la città un giorno. Beh, lo apprezzo molto, Frank. Quindi... com'è finita col cane? Il Don ha cercato di annegarla. Così gli ho rotto il naso. Puoi farmi scendere qui? Porta i miei saluti a Sara, Tommy.